una torta sbrisolona, però in una variante proteica. Vediamo un po' quali sono gli ingredienti. Comunque, se non vi interessa la ricetta, lasciatevi semplicemente cullare dalla mia voce in whispering e soft spoken. Indossate le cuffie e iniziamo. Per questa ricetta abbiamo bisogno di 300 g di farina d'avena. Di lievito di birra, un uovo biologico, 100 g di burro fuso, non dimenticate anche un pizzico di sale e una bustina di vanillina. Per il ripieno utilizziamo 150 g di cioccolato fondente o di barrette proteiche al cioccolato. Mescolati con 150 g di zucchero di canna, il cioccolato ci servirà per il ripieno e dovremo integrarlo all'interno di questo composto. In una ciotola mescoliamo la farina con un pizzico di sale, la bustina di vanillina, aggiungiamo poi il burro e il lievito. E iniziamo a mescolare con le mani. A questo punto aggiungiamo l'uovo.
sto cercando di ottenere proprio delle briciole molto grosse, quindi non lo lavoriamo troppo. La consistenza dell'impasto dovrà essere più o meno questa. Passiamo adesso al ripieno della nostra torta sbrisolona. Abbiamo messo in questa ciotola 500 g di Philadelphia all'11% di proteine o 500 g di ricotta di mucca. Oppure possiamo scegliere di inserire metà ricotta di mucca e metà Philadelphia proteica. E dobbiamo miscelarli con 150 g di zucchero di canna. Andremo poi successivamente a inserire il nostro cioccolato.
adesso utilizziamo 3/4 delle nostre briciole per creare il fondo della torta. Le andiamo a posizionare all'interno di una teglia ricoperta con carta da forno. Andiamo a compattare il forno, ma non troppo. Così. E adesso sopra il ripieno. Lasciate un po' di spazio ai bordi, ovviamente. Poi andiamo a ricoprire tutto questo con altre briciole. Se volete potete sostituire il composto del ripieno della nostra torta con qualsiasi altra crema spalmabile, per esempio quella alla nocciola, oppure anche con della marmellata, a vostra preferenza. Come avrete potuto notare, gli ingredienti bastano per ben 2 torte. Comunque questo è il risultato della prima. Adesso non ci resta che infornarla. Il nostro forno dovrà essere preriscaldato a 180 gradi ventilato e dovremo lasciarla cuocere per 30 minuti. Fra 30 minuti andremo a controllarla. Ci vediamo dopo. Sono trascorsi 30 minuti, adesso andiamo a sfornare la nostra torta. E voilà, questo è il risultato. Ovviamente dovremo lasciarla raffreddare, quindi possiamo mangiarla tra un po'. Io proverò a metterla in frigo.